15 novembre 1876. Nasce a Parigi Anne de Noailles, poetessa, figura letteraria di grande spicco della Belle Époque. Cresciuta in un ambiente cosmopolita, era figlia di un principe rumeno e di una pianista greca, nonché nipote di un pascià turco, scelse Parigi per passione, ancor prima del suo matrimonio con un nobile francese. La città era allora il cuore dell'intera Europa, la cui atmosfera favoriva ogni novità artistica e quasi tutti i talenti. I personaggi più importanti del milieu culturale frequentarono il salotto letterario di Anne: Marcel Proust, Colette, Paul Valéry, Jean Cocteau, solo per citarne alcuni, tutti egualmente attirati ed affascinati dall'incantesimo della sua conversazione. Cooptata all'Accademia Reale di Lingua e Letteratura Francese, insignita della Legion d'Onore, scrisse versi per tutta la vita. Il suo lirismo, vibrante d'amore e sensualità, trae ispirazione dalla poesia romantica da autori come Alfred Vigny e Alphonse de Lamartine, unita alla freschezza della contemplazione impressionistica della natura. Morì nella sua amata Parigi il 30 aprile 1933. Aveva 57 anni.